Noi abbiamo continuato ad indebitare il paese per far fronte giustamente ad una pandemia che ha bisogno di interventi sia in campo sanitario che in campo socio-economico immediati. Tutto ciò non può continuare all'infinito e io aggiungo le limitazioni di libertà che ci siamo autoimposti per fronteggiare il virus non possono durare all'infinito e penso che tutti noi dovremmo avere l'ansia di liberarci dalle restrizioni che ci siamo autoimposti. Per questo noi parliamo di liberazione, cioè della campagna di vaccinazione come una grande campagna di liberazione, perché soltanto attraverso il vaccino noi potremo liberare le nostre città, i nostri comuni e il nostro paese complessivamente da un'emergenza sanitaria e potremo liberarlo rispetto alle restrizioni che ci siamo autoimposti e potremo liberarlo rispetto alla esigenza di rimettere in moto l'economia e di conseguenza l'occupazione. Le cose stanno insieme. E perché è importante, a nostro parere, ribadire un concetto, il concetto che vaccinarsi è un dovere? Il tema del 2021 sarà in quanto tempo in Italia, a Pesaro, a Roma, in tutte le città italiane, arriveremo al 70% di persone vaccinate e quindi all'immunità di gregge. Quello sarà il giorno della liberazione. La tempistica nella quale arriveremo al giorno della liberazione diventa il grande elemento di competizione del 2021. Importante che il governo garantisca un'organizzazione efficace e veloce, e questa ovviamente è la sfida del governo. Ecco, io penso sinceramente che il governo potrebbe entrare in crisi più per questo motivo che per altre bizze di natura politica di queste ore. Ecco. Se il governo non sarà in grado di distribuire velocemente il vaccino, credo che si aprirà un problema politico enorme. Incredibile che nel 2020 si siano dei problemi nel fare un qualcosa che nel passato era stato accolto in modo assolutamente positivo. C'era la fiducia degli italiani e non solo nel mondo nelle vaccinazioni. C'erano, se andiamo a vedere negli anni 50, 60, 70, le file per farsi le vaccinazioni che via via erano a disposizione. Il problema più grosso delle vaccinazioni in genere è questo: se noi abbiamo un mal di denti feroce, siamo disposti a ingurgitare qualsiasi pillola che ci viene prospettata e che abbiamo sotto mano, anche se leggendo nella scheda tecnica, nel bugiardino, che possono farci avere, può farci avere, farci subire degli eventi avversi. E questo, se andiamo a vedere, è un qualcosa che qualsiasi farmaco, anche i farmaci da banco, quelli che acquistiamo senza ricetta, gli antidolorifici, andiamo a vedere, c'è scritto che hanno effetti collaterali ben superiori alle vaccinazioni in genere. Però lì abbiamo una dimostrazione personale di causa-effetto. Il vaccino invece è una scommessa che io devo fare se ci credo a chi me lo dice in termini di autorevolezza, di sicurezza, di il fatto che non sia un complottista, che non sia pagato dalle aziende farmaceutiche per dirmi che fa bene, in un momento in cui sono in buona salute e per fare qualcosa di cui io personalmente nei fatti non avrò la contezza che davvero mi servirà. Perché mai il virus dell'epatite o il coronavirus si farà vedere nel momento in cui cercherà di infettarmi. In mezzo a questo si inserisce appunto una difficoltà complessiva nel percepire la gravità di questa malattia, che ha un suo particolare, come dire, pesantezza e diffusività proprio perché è una malattia banale. È vero, la gran parte dei casi di infezione decorrono in modo asintomatico. Però sappiamo che il 7% e forse anche un po' di più perché non riusciamo a avere la contezza dei numeri effettivi di questa malattia, finiscono in ospedale, lo 0,7% in terapia intensiva e la metà di chi finisce ad oggi in terapia intensiva purtroppo decede. Questo è l'elemento.